Oggi per le nostre pillole di salute avremo tra qualche secondo in linea il dottor Diego Orsini, specialista in dermatologia, che naturalmente gli ascoltatori, gli affezionati ascoltatori di Buongiorno in Farmacia su qui Radio Salute conoscono già per i suoi numerosi interventi. Io oggi sostituisco umilmente Fabio Epifani, che diciamo, è il conduttore titolare di Buongiorno in Farmacia, e credo siamo pronti. Più o meno, Anna, fammi un cenno se tutto sta filando liscio come dovrebbe. Per avere in linea il dottor Diego Orsini, dovremmo averlo in linea. Dottor Orsini, buongiorno, ben tornato a Buongiorno in Farmacia e buon venerdì. Buongiorno a tutti, buongiorno Enrico, buongiorno a tutti gli Grazie. ascoltatori. Grazie di essere con noi, ospite anche quest'oggi con noi. Allora, dottore, partiamo dalla domanda più semplice, cioè esattamente che cos'è la sclerodermia di cui oggi parliamo, perché oggi, appunto, 29 giugno, ricorre la giornata mondiale della sclerodermia. Di che cosa si tratta e in che modo coinvolge la nostra pelle? Allora, la sclerodermia è una patologia infiammatoria del tessuto connettivo e dobbiamo innanzitutto classificarla perché ne esistono diverse forme. Sì. Ne abbiamo una forma limitata, quindi la sclerodermia propriamente detta, quella che si localizza esclusivamente alla cute, quindi una forma localizzata, una forma limitata che prende anche il nome di sindrome CREST, quindi all'associazione, le manifestazioni cutanee si associano a una serie di manifestazioni extracutanee che vengono definite dall'acronimo CREST, quindi calcinosi cutanei articolari, il fenomeno di Raynaud, un'esofagopatia, la sclerodattilia e delle telangiettasie cutanee, fino ad arrivare alle forme invece più gravi di sclerosi sistemica che interessano tutto l'organismo e per tutto l'organismo intendo la presenza di manifestazioni cutanee associate a manifestazioni extracutanee con coinvolgimento anche di organi interni. Da un punto di vista eziologico, quindi le cause sono totalmente sconosciute, diciamo non sono stati riconosciuti a tutt'oggi dei fattori causali, ma sono stati ipotizzati dei fattori genetici predisponenti, perché nei pazienti a rischio sono stati studiati alcuni aplotipi genetici a rischio identificati. Sì. Interessa prevalentemente le donne, quindi siamo più o meno in un rapporto da un punto di vista Dottore, 6, sento. 5 ad 1, Sì, non dottor sono Rossini, chiedo scusa, ho un problema con l'audio perché pronto? la stiamo perdendo con l'audio. Sento la ricezione della telefonata piuttosto Mi disturbata. sente? Adesso meglio, grazie. Se può ripetere l'ultimo passaggio, ero rimasto, come dire, che ne sono più colpite, le donne in particolare, e da qui se possiamo Assolutamente sì. ripartire. Meno tra i 4 e i 20 casi su un milione l'anno, e in Italia circa 25.000 persone ne sono affette, però ovviamente bisogna poi distinguere da un punto di vista di stadiazione nelle varie fasi di malattia. Sì, senta, ma come per tutte i casi, insomma, di patologie di cui ancora non si conoscono esattamente le cause e in cui si fa ricorso, come dire, alla spiegazione del fattore genetico, esistono però, come dire, delle condizioni scatenanti o non si sono identificate nemmeno quelle? Non si sono identificate, come tutte le patologie eziologiche sconosciute, si presuppone una predisposizione genetica di base su cui i fattori scatenanti siano i soliti fattori ambientali, Sì, quindi quindi il dipende contesto. dall'assunzione di farmaci, il fumo, lo stress, le patologie associate. Addirittura lo stress. Viene considerato tra i vari fattori scatenanti delle patologie immunomediate, autoimmuni, come in questo caso, Sì. su cui è presupposta una predisposizione genetica, sì. E quali sono invece i sintomi più comuni? Come facciamo a, come dire, se è possibile, non No, so, le faccio proprio una domanda molto banale, se è possibile generalmente prenderla per tempo? nelle forme localizzate, quindi localizzate a livello cutaneo, generalmente il paziente giunge all'osservazione del dermatologo per la comparsa di vere e proprie placche di cute ispessita. La pelle appare di consistenza indurita, anelastica, fibrotica, dura, lucida,
Come se fosse una cicatrice, anche in qualche modo un'abrasione? esattamente una cicatrice, un veramente una cicatrice, quindi l'aspetto fibrotico ricalca effettivamente una cicatrice di grandi dimensioni, più o meno grandi Beh, dimensioni. ci sono delle parti del Quindi corpo dove compare, come dire, maggiormente? Cioè, co come possiamo accorgercene? allora, tendenzialmente nelle forme localizzate compare generalmente a livello del tronco e degli arti. Nelle forme in cui l'interessamento cutaneo è spia di sclerosi sistemica, questa si localizza prevalentemente a livello delle fedi periferiche, quindi a livello delle mani, dove determina una condizione che si chiama sclerodattilia, cioè praticamente Alle un'ispessimento dita, delle dita, sì. esatto, e si associa conseguentemente, si associa nella maggior parte dei casi al fenomeno di Raynaud, che è invece una manifestazione vasospastica, così si dice, ovvero praticamente una risposta al caldo e al freddo del microcircolo cutaneo, cioè che significa che abbiamo una fase cianotica, una Sì. fase ischemica e una fase di rossore, cioè di eritema, nel senso che si alternano queste tre fasi, una fase bianca, una fase blu e una fase rossa, dovuto proprio al fatto che si hanno delle fasi di vasospasmo nel microcircolo a livello cutaneo. Questo vasospasmo alla fine determina un'alterazione del microcircolo e dell'irrorazione di quella zona, quindi delle zone periferiche Sì. prevalentemente delle mani, con conseguente formazione di vere e proprie ulcere, che sono invece uno dei primi segni, una delle cose più difficili da gestire nei pazienti affetti da sclerosi sistemica. E la sclerosi Chiedo scusa, si dottore, localizza. questa Sì. sequenza che lei ha descritto, no? Quella cianotica e poi quella del rossore, cioè sono fasi seguenti dello stesso sintomo, quindi nel senso che Assolutamente quando sì. cominciamo a vedere le dita blu che si irrigidiscono, dovremmo, come dire, metterci Bravissimo, il subito in paziente mi allarme. racconta che vede le dita estremamente bianche, pallide, successivamente segue una fase bluastra e piano piano viene una fase di recupero della fase eritematosa, quindi la fase rossa in cui si ritorna normalmente allo stato fisiologico di normalità. Però il perdurare di questi fenomeni vasospastici porta poi alla formazione delle ulcere digitali. Senta, allora veniamo alla domanda delle domande. Una volta Sì. che ci si accorge appunto da questa sequenza, appunto quella prima in cui le dita diventano bianche, poi peggiora, diventa cianotica, si va sul blu e poi appunto compare il rossore. Andiamo subito dal medico, ma la domanda è come si cura la sclerodermia? Come può essere presa per tempo Allora, per essere curata? prima di tutto bisogna fare la diagnosi, quindi bisogna essere certi della diagnosi, quindi associare tutti quelli che sono gli ulteriori segni, ad esempio quando la sclerosi si localizza a livello del volto, quindi con la riduzione della rima buccale, quindi con la microstomia, il assottigliamento delle labbra, bisogna escludere ovviamente tutti i segni di coinvolgimento extracutaneo, quindi la presenza di eventuali calcificazioni, la presenza di un'eventuale poliartrite, Sì. interessamento esofageo, disturbi gastroenterologici, disturbi cardiologici, perché come abbiamo detto, essendo un disturbo del tessuto connettivo, del collagene, associato a questo disturbo del microcircolo vascolare, interessa tutti gli organi e tessuti laddove c'è il collagene e dove può esitare con questo processo fibrotico. Per cui una volta fatta la diagnosi, una volta Sì. supportati da un buon sospetto clinico, la diagnosi si fa attraverso una serie di esami, tipo la capillaroscopia conferma la Chiedo diagnosi scusa, dei non si è fenomeni, capita correttamente la la parola. Capillaroscopia. capillaroscopia, che è l'esame che va a valutare i capillari del letto subungueale, quindi nelle zone periferiche delle mani e dei piedi, Sì. associata poi a un insieme di interazione di esami clinico-laboratoristici, e tra questi esami di laboratorio vi sono degli autoanticorpi, essendo questa una patologia autoimmune, tra cui gli ANA, che sono gli anticorpi antinucleo, che sono presenti nella maggior parte, sono positivi nella maggior parte delle sclerosi sistemiche, Sì. associati agli anticorpi anticentromero ed anti-SCL70. Questo è il nome degli anticorpi, che sono degli anticorpi appartenenti al profilo degli antigeni nucleari estraibili, che sono gli anti-ENA. E questi hanno un valore predittivo molto importante, nel senso
senso che nelle scheletri sistemiche progressive ci consentono di fare una diagnosi di certezza. Ah, addirittura di certezza, quindi come dire, una volta che sia stata individuata, poi come dire, non ci sono dubbi che possano essere intervenuti altri Perché fattori o che si possa scambiare le con forme altro. localizzate alla cute, la diagnosi è una diagnosi clinica, o spesso si può ricorrere a una biopsia cutanea che ci consente di fare la diagnosi di certezza. E le forme localizzate di sclerodermia, che prendono il nome di morfea, comunemente dette, non hanno segni di compromissione sistemica, gli autoanticorpi sono sempre negativi. Mentre invece nelle forme sistemiche progressive con coinvolgimento extracutaneo abbiamo una positività degli anticorpi, che sono ovviamente le forme più gravi anche da un punto di Perché sono vista quelle, come diceva prognostico. lei all'inizio, che poi possono coinvolgere anche organi interni, quindi non solo più la cute. Assolutamente sì, che è ciò che di fatto condiziona normalmente la prognosi. Sì. Senta, dottore, esiste, come dire, un tempo, se è stato, come dire, codificato, insomma, oggetto di ricerca scientifica, immagino di sì, esiste un tempo in cui, come dire, nella fase più grave, cioè quella in cui la sclerodermia intacca anche gli organi interni, come dire, il processo degenerativo, grosso modo, come avviene, cioè in quanto Allora, tempo? tendenzialmente una patologia lentamente progressiva, anche se può avere può avvenire anche la morte del paziente, dipende Addirittura. ovviamente dipende dalla fase della diagnosi. Quanto più la diagnosi è precoce, tanto più precoce sarà l'instaurarsi della terapia. Sono state descritte forme estremamente indolenti, quindi in alcuni casi paucisintomatiche, quindi con un'evoluzione molto lenta della malattia, e Sì. forme invece molto più aggressive con un'evoluzione più rapida, un coinvolgimento extracutaneo imponente. Ma Tendenzialmente la condizione più grave è il coinvolgimento dell'apparato gastroenterico, quindi quando si ha una esofagopatia importante, perché la Sì. fibrosi determina un interessamento, la fibrosi va ad interessare l'esofago e anche dell'apparato respiratorio, dove determina un disturbi respiratori con dispnea, interstiziopatia, difficoltà proprio dell'escursione dei movimenti respiratori che riduce notevolmente la capacità Quindi, polmonare. diciamo, se ho capito bene, i polmoni grosso modo non riescono più a gonfiarsi e a sgonfiarsi correttamente, cioè si fa Capito sempre. benissimo esattamente quello che succede. Ho capito. Esatto, proprio disturbi della meccanica respiratoria secondari al fatto che si ha un spessimento Sì. Beh, della parete polmonare, così come succede sulla cute e sugli altri organi. dottor Rossini, possiamo tornare un attimo però sulla questione diagnostica? Cioè, Sì. c'è qualche altro disturbo o patologia che abbia conseguenze meno gravi della sclerodermia con cui però i sintomi possono essere confusi? Cioè, voglio dire, faccio una Sì, domanda proprio assolutamente molto sì. terra terra, mi scusi. Cioè, se io, non Sì. so, per stanchezza oppure perché magari sono stato molto al freddo, vedo le dita che cominciano a diventare bianche, cioè, e magari mi capita, che ne so, 2 volte in 2 mesi, devo preoccuparmi perché Allora, quella frequenza potrebbe essere un sintomo di... il fenomeno dire no può essere un fenomeno isolato, Sì. quindi essere costituzionale, anch'esso persona già sconosciuta, ma manifestarsi in soggetti che di fatto non hanno una sclerosi sistemica. E Sì. fortunatamente sono la maggior parte dei casi di fenomeno di Raynaud. C'è di vero che nel momento in cui capita un paziente che per la prima volta giunge da me riferendo sintomi da fenomeno di Raynaud, io comunque procedo sempre con un'attenta anamnesi per vedere se ci sono delle condizioni mediche associate che possono farmi sospettare una sclerodermia, ma comunque tendo sempre a fare uno screening generale, a fare degli esami del sangue, quantomeno con il dosaggio degli autoanticorpi, quelli che ho descritto prima, che mi consentono comunque di escludere quel tipo di patologia. Poi Sì. le manifestazioni di Raynaud possono, come ho detto, possono essere isolate, ma possono essere associate anche ad altre patologie autoimmuni, così come le manifestazioni della sclerodermia nelle fasi in cui i sintomi non sono conclamati, specie quelli extracutanei, le sinoviti, la poliartrite, tutte queste possono essere confuse anche con altre patologie autoimmuni, con connettività miste indifferenziate, per cui la diagnosi non è sempre una diagnosi agevole. E poi immagino naturalmente necessario, una volta che viene diagnosticata correttamente, un monitoraggio costante per evitare o quantomeno cercare di contenere
gli effetti, soprattutto nel caso in cui possa eventualmente manifestarsi e progredire Esatto, come nel caso esatto. più grave. E come si possono limitare i danni? Cioè, esistono delle cure particolari, ci sono delle procedure Sì, che possano contenerne gli effetti? la cura è mirata a ridurre. Allora, prima di tutto sì, si utilizzano dei farmaci vasoattivi, quindi dei farmaci che vanno in qualche modo a migliorare la vascolarizzazione, perché i due Sì. processi alla base delle manifestazioni sclerodermiche sono il disturbo vasospastico e la fibrosi del connettivo del sistema connettivo, per cui prima di tutto si interviene con i farmaci allo scopo di limitare quel tipo di danno, a prescindere dall'organo interessato. Quindi si utilizzano dei farmaci vasoattivi, si utilizzano dei farmaci che vanno a contrastare i fenomeni fibrotici e si utilizzano anche degli steroidi, degli immunosoppressori, che limitano quella che è il processo infiammatorio che scatena le manifestazioni. Quindi diciamo si interviene intanto a livello di sistema, cioè nel senso non solamente nella regione colpita ma si cerca di No, preservare il corretto le forme, funzionamento. ovviamente io sto parlando delle sclerodermie sistemiche, nelle Sì, forme sì. localizzate, nelle forme cutanee è sufficiente una terapia steroidea locale, quindi delle creme al cortisone nelle fasi iniziali, cioè quando si hanno delle placche in fase di avanzamento, associate poi a degli emollienti, a delle sostanze che in qualche modo aumentano l'elasticità cutanea, come possono essere dei derivati della vitamina E, o se per le morfee, quindi per le Sì. sclerodermie localizzate. Quello che ho detto prima, con i farmaci vasoattivi, gli immunosuppressori, i farmaci che contrastano la fibrosi, si utilizzano invece nelle forme di sclerosi sistemica diffusa. Senta, un'ultima questione, dottor Rossini. Naturalmente c'è un problema, come dire, anche di relazione, no? Nel senso che chi è colpito da chi ha una manifestazione di queste placche, soprattutto insomma, sulle mani, sulle braccia, quando magari ci scopriamo anche di più, può causare naturalmente imbarazzo. Perché può essere scambiato magari, non so, con una malattia Certo, contagiosa, con altre cose. certo. Come si fa a affrontare, come dire, il contraccolpo emotivo sui pazienti che soffrono di questa patologia? Non so, c'è un rischio depressione in cui magari dice, ma magari nessuno vorrà più avere a che fare con me, Assolutamente nessuno mi sì, stringerà più la mano. assolutamente sì, assolutamente sì. L'impatto sulla qualità della vita è incredibile. In realtà io ho proprio studiato in questi giorni e sono dati che emergono facilmente, cioè non c'è bisogno di uno studio approfondito della letteratura. C'è anche sul sito dell'Associazione Italiana dei Pazienti Affetti da Sclerodermia, effettivamente sono stati pubblicati questi dati su quanto questi impatti sulla qualità della vita, ma innanzitutto perché nelle fasi avanzate è veramente complesso vivere la quotidianità, perché comunque Accettarsi, diciamo, è complesso accettarsi e accettare complesso accettarsi, probabilmente ma poi soprattutto anche vivere anche quelle che sono le norme igieniche quotidiane, lavarsi, cucinare, cioè la qualità della vita è compromessa in maniera importante, cioè si ha difficoltà la flessione delle dita, la sì. flessione è difficoltosa, quelle poche volte che si riesce si tende a determinare ulteriori ulcere, le terapie sono terapie croniche, quindi si hanno bisogno di controlli periodici, ospedalieri, Sì. e quindi insomma, impatta notevolmente sulla qualità della vita. Spesso questi pazienti hanno bisogno di un supporto anche psicologico Ma adeguato. come dire, il suo compito di dermatologo come dire, è sufficiente per riuscire a gestire questa fase complessa dal punto di vista emotivo, della qualità della vita? Noi abbiamo nella mia pratica clinica, io lavoro in collaborazione con colleghi reumatologi. Questo tipo di patologia viene vista, diciamo, una patologia al confine tra la dermatologia e la reumatologia, perché per alcuni casi ha delle manifestazioni esclusivamente cutanee, che vengono gestite Sì. in esclusiva dal dermatologo, in alcuni casi anche delle manifestazioni che richiedono l'intervento del reumatologo, per cui è una di quelle patologie al confine che viene visto in equipe.
Perfetto. Allora, senta, dottor Rossini, io la ringrazio per la sua chiara. Mi dispiace solo che in alcuni momenti, mi scusi se sono stato forse un po' insistente a farla ripetere alcune cose, ma avevamo dei problemi Ci mancherebbe, di collegamento ci telefonico. La mancherebbe. qualità dell'audio non era sempre perfetta. Quindi, grazie comunque della chiarezza e della sua esaustività su questo argomento. Ricordiamo che oggi, appunto, 29 giugno, è la giornata mondiale della sclerodermia. E naturalmente, il dottor Diego Orsini, qui su Buongiorno in Farmacia QRS, qui Radio Salute, ci ha spiegato, devo dire, in maniera veramente Grazie a voi, completa. buona giornata. E la ringrazio ancora, Arrivederci. Di grazie mille. nuovo. E con questa chiusa appunto sulla sclerodermia e anche sull'importanza poi di un lavoro di equipe e di team per riuscire a fronteggiare soprattutto i casi più gravi della sclerodermia, si conclude la nostra puntata odierna di pillole di salute, la nostra tranche odierna di pillole di salute di Buongiorno in Farmacia. Noi adesso facciamo una pausa per qualche minuto.